Grande soddisfazione, prima vittoria in trasferta, ma soprattutto vittoria strameritata per il Pescara. Sì, sì, sicuramente abbiamo fatto una grandissima gara di squadra, non solo quello, sino che non abbiamo ancora perso quest'anno, quindi è molto importante continuare su questa striscia. Hai fatto una prova sontuosa, a mio giudizio, un direttore d'orchestra perfetto, facevi quello che volevi lì in mezzo al campo, ma soprattutto quando serviva tornavi dietro a coprire, partita da 10 per me la tua oggi, Gaston. Grazie, però penso che tutta la squadra è stato vedere tutti correre dietro il pallone, vedere la grinta che mettiamo su ogni pallone è bello, e ti viene voglia di correre 100 minuti in più ancora, quindi è devastante così. Queste due gare, queste due ultime giocate in questa prima parte di stagione con Benevento e Spezia, secondo te cosa dicono? Insomma, che questa squadra è una squadra che può puntare comunque ad essere protagonista in questa stagione, perché avete affrontato due tra le formazioni più forti del torneo. No, sicuramente ci danno consapevolezza, ci danno della forza in più. Noi sappiamo che dobbiamo essere umili, perché una volta che cali l'atteggiamento non vai da nessuna parte. Quindi noi restiamo come stiamo adesso, molto uniti, con molta voglia, e pensiamo partita dopo partita che questo è l'obiettivo nostro. L'anno scorso te la facevo sempre questa domanda, quest'anno non te l'ho fatto mai, quindi una volta concedimela. Credo che le partite che stai giocando davanti la difesa, anche se poi Pillon ti impiega sia come mezzala sia anche dietro una punta, credo che davanti la difesa sia il ruolo vero di Gaston Brugman. Sì, sì, sicuramente mi trovo molto bene, poi avendo dei compagni, Memushai e Machin, tutti quelli che entrano anche, è ancora più semplice, perché sicuramente, come ho detto prima, si vede che tutta la squadra lotta per la vittoria, e si vede, questo è veramente una cosa molto positiva. Io lascio Gaston, l'ultima anche da parte mia. Sabato c'è questa gara con il Cittadella, una gara importante, e subito un'altra prova con una squadra di valore. Ora l'importante, lo diceva anche nei giorni scorsi Pillone, è mantenere i piedi per terra. I tifosi sognano, però voi restate umili e concentrati. No, è questo. Noi sappiamo che dobbiamo essere umili. Come abbiamo detto dall'inizio, siamo una famiglia, lo stiamo dimostrando partita dopo partita, e dobbiamo rimanere così. Stavamo parlando anche con Marras qualche secondo fa, ora bisogna riportare il grande pubblico allo Stadio Adriatico, ci state riuscendo pian piano, ci si aspetta con il Cittadella di vedere ancora più gente rispetto alla gara con il Benevento? Ah, i tifosi hanno risposto sempre, quindi noi sappiamo che loro ci stanno sempre, e speriamo che facciano il tifo come stanno facendo fino adesso.